sta cosa di Robertino. Nel frattempo mi auto il microfono. Insomma, oggi è una puntata dinamica. Molto dinamica. Dovremmo essere in diretta. Stavamo parlando che questa deve essere una puntata dinamica. Nel frattempo attendiamo di vederci se siamo o meno in diretta sulla pagina Facebook di Foggia Sport 24. Followerate, si dice così? No, non lo so. La nostra pagina... dice tutto ormai. Ormai, vale tutto ragazzi, vale tutto. Stiamo cercando il video, dice live, intanto chiediamo riscontro ai nostri amici a casa, se ci vedono e ci sentono, scrivetelo, ditelo. Ragazzi, vi sentiamo. In questo momento, non mi sento in questo momento, quindi potrebbe essere un problema. Vediamo. Qual è la telecamera? Io non mi sento. Mi senti 1, 2, 3, 1, 2, 3, mi sentite? Ah, si vede e si sente, ci dicono. E perché non sento solamente io? Non forse c'è perché... in cuffia, ci dice tecnicamente. Esatto, no? Esatto. No, perché lo voglio dire a tutti quanti, non ho messo l'audio. Complimenti a me. Bravo. Grazie. No, ma poi con le cuffie della Champions, hai visto? Con la stelletta. Non parliamo di Champions. No, parliamo di Champions. Parliamo di Champions. No, perché non parlare di Champions? È una settimana memorabile. Non so, dobbiamo parlare. No, non ne parliamo, però è stata comunque una settimana memorabile. E siccome le cuffie assomigliavano effettivamente con questa, quella bella stellina. Sono due stelline che portarsene sono bellissime. Sulle orecchie non è il massimo. Comunque va bene, salutiamo già i primi amici che ci stanno seguendo. Marco Rez, che abbiamo qui alle spalle dietro le telecamere. Col suo amico Don Cor. Col suo amico Don Cor che... salutiamo, e saluto anche Kragel se non sbaglio. Kragel. Saluto Sergio Ruggero che ci segue, saluto papà che ci segue, visto che siamo in pochi, c'è anche papà, ci siamo tutti. Stiamo scherzando. Saremo tanti. Tonino Maiellaro, tutto ok, grazie. Grazie per avercelo confermato, continua a seguirci, non te ne andare. A me è un fedelissimo, Tonino. Complimenti al mister per il nuovo taglio di capelli, sei stato cioè già sei stato inquadrato. Che bello. Grazie, a chi devo ringraziare? Marco. Ciao Marco, grazie, saluta Doncor. il tuo amico che non so se gioca ancora nel Cesena, se gioca ancora a pallone. Lo so. No, povero Doncor, è diventata una macchietta ormai. Salutiamo anche Roberto Trucci che ci segue, presidente del volley qui in del volley capitanata. Stavo dicendo del volley qui in capitanata, più o meno insomma, lo stesso. Volley capitanata. Si parla di che cosa? Manca ancora Peppino, però vi presento gli ospiti. Abbiamo già visto Giampaolo Limardi alla mia sinistra, alla vostra destra. Buonasera, buonasera. Ciao Giampaolo, grazie per essere qui. Oggi tifi Fiorentina, no, sto scherzando, perché sono la maglia viola. Ah, sì, no, vabbè, la Fiorentina devo... No, la Fiorentina, secondo me, insomma... guarda, posso Legnano. Dire una cosa, è molto più Legnano. Bravo, Giampaolo, esatto, sì. Legnano. Molto più Legnano? Sì, molto più Legnano, devo dire. Fa vabbè. Legna. Tutto meno che parlare di coppe, però. No, infatti, per Giampaolo oggi le coppe non esistono. Il mister della trasmissione con il nuovo taglio di capelli. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. E dall'altra parte, in attesa che arrivi il buon Peppino, che è reduce da un convegno che riguarda la sua professione, lo attendiamo davvero a minuti, abbiamo il grande piacere di avere qui Renato Martino. Ciao, buonasera a tutti. È nella non duplice, triplice, ancora di più veste di tutte le sue cariche che in questo momento si stanno... No, di grande sportivo, la mettiamo così. Io sono un uomo di sport, per cui a 360 gradi. Giusto, prima hai detto salutiamo il volley in capitanata, invece noi abbiamo qui lo sport in capitanata. Bravo. Abbiamo qui una persona seria, vogliamo dire questo. Quanti complimenti, il caffè lo pago dopo ragazzi. Siamo in un bar d'altra parte, però al di là di questo, perché sta anche Renato? Perché c'è stato un evento importante per lo sport qui a Foggia, no? Perché in settimana, o meglio due giorni fa, giovedì, chi è venuto a Foggia? Giovedì è venuto a Foggia il vertice, il capo dello sport italiano, il è venuto Giovanni Malagò. Giovanni Malagò è stato qui a Foggia ed è venuto a trovare la scherma foggiana, è venuto al palazzetto della scherma, è una persona squisita, si è intrattenuto con tutti gli atleti, con tutti i tecnici, i dirigenti, i genitori, con i ragazzi, ha fatto selfie con tutti, dire, è stato simpatici, una disponibilità enorme, immensa, è vero. E anche una grande capacità di dialogo
diciamo non forbita, ma riesce a entrare subito in sintonia con qualsiasi persona si rivolge a lui, cioè riesce molto bene a trasparire la sua capacità. Tra l'altro mi pare che è arrivato anche avendo studiato, perché era preparatissimo sull'andamento del Foggia Calcio, era preparatissimo i risultati. Sì, ma infatti lui come un buon dirigente, prima di uscire deve capire dove va, insomma, no? È reggente della Lega di Serie A in questo momento, pro tempore, però è lui, quindi di calcio. No, non della Lega, della Federazione. Hai ragione, della Federazione. No, comunque è stata indubbiamente una serata bellissima, perché intanto si è intrattenuto per circa un'oretta nel palazzetto, ha voluto vedere tutti gli angoli della sala, ha giudicato la sala, anche se c'ha i buoni 40 anni, una sala, una palestra all'avanguardia, nel senso moderna. Tu hai avuto anche l'opportunità di intervistarlo e avrai potuto notare con quale voglia ha voluto proprio sostenere e complimentarsi con la scherma foggiana, anche perché comunque da Foggia la scherma ha sempre pescato, per usare un termine sportivo, delle professionalità importanti, sia essi atleti, tecnici, siano esse arbitri e sono essi anche piccoli dirigenti, anche dirigenti. Io ero presente e ho seguito un po' anche quello che vi diceva. Si è stupito di vedere così tanti ragazzi alla scherma, che facevano lì, tiravano di scherma, si allenavano. Ha detto a un certo punto: ma l'avete fatto apposta, li avete chiamati apposta tutti questi ragazzi? Ma la risposta è stata: oggi sono tutti qua, ma sono divisi ovviamente, essendo di età diversa, nelle fasce orarie, perché evidentemente fare lezione da parte di un tecnico a un ragazzo di 18 anni, 20 anni è assolutamente diverso che fare a un ragazzo di 10 anni o meno nella fase esordiente. È chiaro che se viene Malagò alla palestra nella giornata, nell'orario in cui viene, tutti gli atleti, e non erano tutti, si sono presentati con le loro famiglie, quindi è stato anche un impatto visivo. Infatti lui si è fatto una bellissima fotografia mezzo proprio a tutti gli atleti, dando anche maggior risalto ai più piccoli, perché in realtà lui è sempre affascinato, e qui ve la dico, dalla capacità che ha la scherma italiana di rinnovarsi in continuazione, perché lui l'ha anche detto, il CONI, e qui do qualche notizia sul CONI, il CONI italiano è tra i primi 10 organizzazioni sportive mondiali, tra le prime 10 sicuramente dal punto di vista organizzativo e di risultati. È evidente che delle 385 federazioni affiliate al CONI, tra enti di promozione sportiva e società olimpiche, c'è chi ovviamente rende di più e chi rende di meno. Non siamo il massimo, magari, diciamo, mi scusino, come ha detto Malagò, le bocce, non siamo al massimo, nel calcio in questo momento ha detto, però una cosa la posso dire, e l'ha dichiarata in palestra, l'ha dichiarata nella serata e l'ha dichiarata nel giorno successivo all'Università di Foggia: di una cosa siamo i più forti al mondo. E qua io mi commuovo, perché è la scherma, dice: sulla scherma non abbiamo rivali al mondo. E il segreto della scherma sta proprio nella capacità organizzativa della dirigenza della Federazione Italiana Scherma di rinnovare, di portare sempre, di far crescere le categorie giovanili, di portarli a livello per l'inserimento nelle categorie poi di alta fascia. E noi abbiamo sempre in continuazione il bacino giovanile sempre folto di grandi atleti che poi fanno il futuro della nazione. Ti faccio una domanda, Renato, proprio per questo, siccome è chiaro che Malagò si è venuto a coccolare una delle creature, no? È come la scherma, il canottaggio, cioè ci sono delle discipline che allo sport italiano hanno sempre portato medaglie, è un tesoretto, per cui è anche giusto valorizzare e coccolarle. Però non sarebbe anche giusto provare da queste discipline, proprio per quello che dicevi tu, a prendere anche esempi da trasportare, ovviamente ponderandoli rispetto alla diversità degli sport, rispetto ad altre discipline che in determinati momenti invece
stanno fallendo o falliscono, faccio riferimento diretto al calcio. È indubbio che il ciclo del calcio è terminato già da parecchio tempo e chi voleva accorgersene se ne è accorto, perché poi se noi andiamo a scalare dalla Serie A, la Serie B, la Lega Pro, al di là delle difficoltà economiche, al di là che ci sono campionati, io guardavo prima di venire qui, ho visto una mezz'oretta di un derby strepitoso dal punto di vista della rivalità che è Livorno-Pisa. Insomma, sinceramente il livello si stava giocando, erano intorno al 40esimo del primo tempo, erano sull'1-0 per il Livorno con un gol di Dumbia, l'ex Lecce, dopo 7 minuti. Poi, diciamo, per arrivare in trasmissione, ovviamente 1-0 per sono andato via. È rimasto, rimane ancora 1-0, credo che stiano ancora giocando, sì, perché dovrebbe finire intorno alle 7-10. Ecco, non sarebbe il caso di provare anche a cercare di prendere, tu dicevi, sono stati bravi quelli della scherma a rinnovarsi dalle basi, perché poi penso che anche lì possano esserci dei cicli, no? E allora perché non trovare nella scherma qualcosa, per esempio, da applicare nel calcio a livello di metodologia, ovviamente? Guarda, sembra strano, ecco, certamente la scherma non è forse tra gli sport più diffusi in Italia. Noi ci possiamo, se ci confrontiamo col calcio o con la pallavolo o con altri sport, l'atletica leggera per esempio, evidentemente numericamente siamo molto meno. Però siamo meno, ma abbiamo più risultati. Perché? Perché la nostra impostazione è proprio quella. Io faccio un esempio. Noi quando organizziamo gare giovanili, e il campionato europeo dell'anno prossimo 2019 ne è un esempio. È il top. Noi lo organizziamo come se fosse un'Olimpiadi. Cioè noi diamo la soddisfazione ai ragazzi che tirano di scherma, che gareggiano, la soddisfazione, gli facciamo, come dire, gli creiamo un ambiente come se fossero le Olimpiadi nel caso delle gare internazionali, ma anche nelle nostre piccole gare, quando dico piccole intendo regionali e interregionali, noi nel protocollo di premiazione, nell'enfatizzare l'importanza di una premiazione, di una consegna, di una coppa, già quello fa sentire il ragazzo al centro dell'attenzione e lo fa sentire un grande sportivo. Questo poi noi, almeno le abitudini della scherma, sono anche quelle di associare, questo è uno degli esempi del successo delle giovanili, e non è solo questo, certo, ovviamente, certo, ovviamente certo, non è solo sarebbe questo, riduttivo, sarebbe molto riduttivo, dico, però voglio dirti, mi piace sottolineare questo, perché a parte che ci tengo molto, sono il presidente della commissione immagine, ovviamente è uno degli aspetti che più curo. E voglio dire, l'aspetto è fondamentale, perché poi i ragazzini più piccoli, quelli che sono gli esordienti, quelli che non possono gareggiare perché non sono ancora agonisti, non hanno raggiunto gli 11 anni, però noi li facciamo gareggiare, si può fare ovviamente senza dare una classifica primo, secondo, terzo, vincono sempre tutti, insomma gareggiano, tirano, fanno i gironi come se dovessero raggiungere l'obiettivo, però alla fine vengono premiati tutti uguali. Però ecco, loro vedono l'ambiente, vedono il ragazzino di 11-12 anni che vive il percorso di una giornata di gara e raggiunge poi il risultato e la premiazione, e quindi capiscono quelli che sono gli schemi dello sport. È evidente, sono riduttivi. Un altro dei grandi diciamo plus che ha la scherma è quella di avere i tecnici che prima sono atleti, poi diventano tecnici e mentre sono atleti già fanno i tecnici, e quando fanno i tecnici fanno, e quando sono tecnici fanno già ancora gli atleti, quindi riescono a coinvolgere in maniera diversa e a trascinarsi il soggetto, l'atleta, il ragazzo in un coinvolgimento veramente importante. E poi c'è un'altra cosa, l'ultimo aspetto, ce ne sono tante, tu mi hai chiesto qualcosa, io ti ho detto alcuni spunti. La scherma, il maestro di scherma, il tecnico di scherma ha un rapporto tu per diretto. Tu con la, diretto, cioè cresce con l'atleta, sia il tecnico che l'atleta, cioè si crea un filo particolare, capito? E quindi c'è questa crescita giornaliera di capacità, di forza, di psicologica e interna, oltre che atletica e di talento vero. È chiaro che ci sono quelli più talentuosi, quelli meno talentuosi, però se Malagò ha detto siamo i primi al mondo alla scherma, evidentemente, indubbiamente qualcosa di buono c'è. Non Renato, siamo tanti, posso, ma pochi ma buoni, come Renato, si direbbe posso, a Roma. Posso farti una domanda
però un po' provocatorio. E devi provocare, caso. Se no vi stiamo tante cose. Senso, no, se il Foggia ha vinto 3-0, stiamo così tranquilli, guarda proprio. No, ma una domanda provocatoria, anche se credo che poi alla fine la pensiamo tutti allo stesso modo. Quando un ragazzino degli esordienti tira di scherma, ok, tu giustamente prima hai detto, sai, a quell'età non si bada chiaramente alla competizione, noi premiamo tutti. Ma in quei frangenti, quando tirano di scherma, ci sono i genitori e là volevo arrivare io. Là volevo arrivare io. Intervengono. No, perché credo che è sia diverso, uno sì. dei passaggi che poi sì, fa capire il perché determinate dinamiche di uno sport di successo come la scherma purtroppo non possono essere trapiantate nel calcio. In uno sport bellissimo come il calcio, ma che purtroppo anche e soprattutto a quei livelli. Ma c'è comunque un aspetto da sottolineare. Nel calcio girano molti capitali e magari uno un genitore spera che il figlio possa diventare un grande calciatore, che poi andando a guardare poi i numeri, la base in quanti partono, in quanti arrivano, e quindi io ho avuto l'opportunità di seguire una partita di dilettanti, di bambini a calcio, e ti devo dire che non sono stato favorevolmente impressionato, non per i bambini, perché i ragazzi, perché hanno giocato bene, ma dal comportamento dei genitori. Cioè, ecco, non è così, capita anche nella scherma, perché voglio dire, l'enfasi di un genitore che magari si vede tolta una stoccata secondo il genitore, che poi secondo il genitore, perché poi voglio dire, più della volta non ne capisce le stoccate, immagina, solo perché magari vede il figlio che dice no, ma era mia, e allora dice no, era il figlio, no, non capisce niente, perché non ne capiscono, ne capiscono solo gli arbitri e quelli di scherma nelle stoccate più difficili, ci sono, c'è la moviola e hanno sempre ragione. Però c'è il massimo rispetto per quello che il tecnico. Alla fine sì, alla fine sì. Niente, è un bellissimo modello, ma, e qui concludiamo, è un modello che sta nella scherma, dovrebbe essere utilizzato dal modello scherma. Si possono prendere alcuni aspetti che secondo me dovrebbero essere, potrebbero e dovrebbero a questo punto essere trasferiti. E andrebbero poi adattati. E andrebbero comunque adattati. Direi che un aspetto che dovrebbe prendere il calcio alla scherma è Renato Martino. Grazie. Ma c'è un'altra cosa che volevo dire e concludo. Tutto sta comunque sempre nella testa di chi dirige. Questo è fondamentale, perché se a capo della, come dire, società, no, parlo della società proprio dilettantistica, c'è una persona che piace, che sa dare l'esempio, che sa stimolare, che sa trascinare con la testa giusta, ha il suo seguito e piano piano costruisce un ambiente. Bisognerebbe essere così in tutti gli sport, però laddove ci sono più soldi, e non che la scherma non abbia soldi, certamente gli schermidori adesso negli ultimi 10 anni stanno avendo contratti di pubblicità o comunque premi di una certa entità, ma perché lo schermidore che sono anche belle e simpatici, alcuni sicuramente ma non si comincia a fare scherma per essere assolutamente sì, e anche quello è diverso, spesso si comincia a far giocare i bambini a calcio perché quella è l'idea, chi comincia a fare scherma, cioè se l'idea del genitore è quella di arrivare a un successo, non sceglie la scherma, sceglie un altro sport. E adesso concludo dicendo, poi passiamo ad altro, al capo, che è giusto farlo, concludo dicendo quello che ha detto Alessandro è vero, i genitori, ecco, io quando tiravano e quando mi trovo in una società dove ci sono, in una gara dove ci sono ragazzini esordienti che tirano, io rapisco, mi approprio del microfono dello speaker, vado in mezzo ai ragazzini e parlo con i genitori al momento della premiazione, li coinvolgo e gli faccio capire cosa significa giocare oggi, i ragazzi stanno giocando, non stanno facendo scherma, cerco di far capire a loro qual è lo spirito, lo faccio sempre, sempre, ogni volta mi trovo su un campo di gara dove tirano i ragazzi esordienti. Ecco, bisognerebbe fare questo. Ribadisco, lanciamo una petizione, Renato Martino nel calcio, in figura. infatti, la sottoscriviamo. Allora, parliamo anche di calcio adesso, l'abbiamo introdotto un po' questo tema, ne parleremo anche con Renato, però prima raccontiamo quello che è successo con gli occhi giornalistici di Giampaolo Limardi. Questo è successo contro l'Ascoli, non ha capito niente Ascoli, almeno al primo tempo. Beh, diciamo che la partita doveva essere probabilmente anche più complicata di quello che è stato.
però io generalmente, cioè, almeno dal mio punto di vista, è sempre giusto dare meriti, eventuali colpe. In questo caso il non straordinario approccio dell'Ascoli alla partita, soprattutto gli errori che lo stesso Cosmi ha imputato ai suoi giocatori, io devo dire qui trovo molto molto merito del Foggia, molto più merito del Foggia di quanto non trovi nei demeriti dell'Ascoli. Io ho visto davvero un grandissimo Foggia, ho visto davvero una squadra che stroppa, in questo caso ha preparato in maniera assolutamente perfetta. Io ho l'impressione, Alessandro, di rivedere alcuni momenti della passata stagione, quando il Foggia in alcuni brani della partita era tra virgolette ingiocabile. Ora, io ho citato prima Pisa-Livorno e la differenza di categoria si nota anche nella fisicità di alcuni giocatori. Oggi ho rivisto dopo tanto tempo un giocatore che per la categoria è straordinario come Vantaggiato, ma che insomma fisicamente lo stesso Michael Negro, che l'anno scorso era al Matera, giocatore molto importante del Benevento, giocatore assolutamente di categoria. Forse anche per questo Sodigni è tornato in Italia, perché magari ha visto qualche immagine, ha detto allora posso giocare, posso tornare anche io. Felipe Sodigna, non dire così perché ti inimicheresti, anzi ti arriverebbero gli strali di Serse Cosmi, perché tu non so se sai, io l'ho scritto nel blog, lui scrisse una bellissima lettera di commiato a Felipe Sodigna accusando tutti quelli che lo accusavano e che lo vedevano solo per la sua dimensione, di dire sono tutte persone che hanno invidia perché giocando secoli non arriveranno all'emozione che tu dai in un minuto con le tue giocate. Ora, al di là di Felipe Sodigna, evidentemente è un talento assoluto, e quello che voglio dire è che le categorie sono diverse. Proprio per questo la partita di ieri, secondo me, ha mostrato un volto davvero straordinario del Foggia. L'Ascoli non è una squadra fortissima, l'Ascoli sta lottando, no, però l'Ascoli veniva da 3 vittorie, sì, in 4 partite, era riuscito anche a buonasera, no, sì, mi sono fermato perché insomma... Perdonami, ma per l'occasione salutiamo l'arrivo di Peppino in Papillon. Buonasera. È acceso? No, devi accendere Peppino. Accendi. Allora, quindi, buonasera. Insomma, Peppino, insomma, adesso arriva quale Peppino. Siamo in diretta, vero? Allora, comunico che questa sera al Teatro Giordano commemoriamo Geppo Piantanide. E quindi chi vuole, ci sono ancora pochissimi biglietti forse a disposizione, può andare al botteghino, chiaramente è una serata di beneficenza. Certo. E verrà premiato anche Giovanni Stroppa. Lo premierai quindi, tu? No, lo premierà credo il figlio di Geppo. Io presento la serata e quindi ecco perché. Poi da oggi pomeriggio, perché ieri sera non contavo, ieri sono andato soltanto a letto sopra il Carpi, bella, a dormire. Invece è da oggi pomeriggio. Il Carpi, Peppino? Molto. Molto comodo. E sono 11 punti di vantaggio, che credo 11 e mezzo con lo sconto diretto a favore, con la classifica avulsa, quindi siamo in una buona situazione. Solo a pensare quello che è stato l'incubo dell'andata, insomma. Sì. Un punto. Sì, io la posizione di Peppino, io in questo devo dire okay, che secondo me la sua preoccupazione, dal mio punto di vista, quella preoccupazione che di Peppino ancora adesso, e lui sta facendo i conti del più 11 rispetto alla zona play-out. Io Peppino mi è testimone, sì, dissi dopo il gol di Mazzeo contro il Cesena che quel discorso, per quello che mi competeva dal punto di vista della previsione, attenzione, era virtualmente, non matematicamente, virtualmente, perché noi non siamo a 11 punti di vantaggio sestultimi, no. Noi siamo non in classifica, quindi appunto, ce ne sono di squadre. Anche all'epoca comunque, no? Ce n'erano, non eri nono. Come? I risultati, cioè, abbiamo... risultati di Serie B? Sì, sì. Oggi due squadre hanno vinto. Otto pareggi significa che due vittorie interne, l'Empoli e il Foggia, e l'unica vittoria esterna è quella della Ternana. Quella della Ternana che non aveva mai vinto. Ma la Ternana, io già ieri lo dicevo a chi era vicino a me in tribuna stampa, quando vedevo l'Ascoli il primo tempo, dico, ma la Ternana è molto meglio, mi meraviglio che l'Ascoli stia sopra.
però ripeto, 8 pareggi significa che io questo pomeriggio su 16 squadre ho guadagnato 2 punti. Sì. Esattamente, è e tanta roba. E soprattutto Peppino, diciamo, proprio una giornata pro Foggia l'abbiamo fatta oggi, no? quella che ci sarà, ricordiamolo. Questa è la vera giornata pro Foggia, è oggi. E sabato prossimo, in occasione del derby con il Bari, lo sanno tutti. Insomma, sì, non scopriamo l'acqua calda, ci sarà la giornata pro Foggia, la giornata in cui bisognerà ricomprare anche gli abbonati. No, i miei figli che sono abbonati hanno già provveduto, quindi sì, da oggi sono in vendita. Sono in vendita già i biglietti, e anche gli abbonati saranno tenuti a dover ricomprare il tagliando se vorranno andare a vedere la partita. La prenotazione per gli abbonati fino a quando? Fino a martedì. Fino a martedì. Così mi ha detto ieri sera Lino Zingarelli. Ripeto, è legittima perché è stata preannunciata, però io sono sempre contrario a queste giornate. Cioè, quello, la 20 euro di oggi l'avrebbero presa a luglio dell'anno scorso. Diciamo, Peppino, che c'era un punto interrogativo, secondo me legato al fatto che il Foggia, gli abbonati del Foggia erano già stati, tra virgolette, penalizzati da una partita a porte chiuse contro ma da persone che col calcio non hanno niente a che fare. Sì, no, ti voglio dire, il dubbio se poi alla fine fosse stato perché confermato. Se c'è un'invasione di campo, il giudice sportivo ti squalifica il campo. Lì le decisioni non sono venute dalla Lega. E mi fermo. Sì, no, siamo d'accordo, Peppino, adesso non era la questione legata, siamo d'accordo, cioè non entrare nel merito di quella che è stata. Io un dato di fatto legato agli abbonati, siccome gli abbonati avevano pagato sapendo, hanno comprato l'abbonamento sapendo che in teoria avevano 20 partite su 21, una era già venuto meno, per tutti i motivi, diciamo i motivi fanno parte della storia, è inutile adesso ritornarci, però c'è il punto interrogativo se potevano in qualche maniera ripensarci, già scontata la pro Foggia, che poi fosse con il Bari, questo era evidente, era il segreto di Pulcinella, esattamente, era scritto, non c'era stato detto, ricordo, in sede di presentazione vedremo di scegliere che va bene. Ma insomma, aspetta, però c'è da dire questo, a luglio noi non conosciamo il calendario, certo, quindi è vero. Se fosse stata la prima in casa, forse difficilmente si sarebbero giocati su, poteva essere Jolly. Ma però l'indirizzo l'indirizzo era quello. Sinceramente, insomma, che non fosse Foggia a Bari, lo sappiamo perché bene. Perché a Foggia a Bari il tifoso, evidentemente, vuole andare. Quindi è disposto anche. No, ma perché soprattutto manca d'anni. Cambia lo scenario. Io all'andata ho vissuto il derby in modo molto asettico, sì, della serie, non mi importa nulla, io mi devo salvare, punto. Se il Foggia prende un punto a Terni e arriva a 50. Il derby viene giocato con la testa libera da problemi di permanenza in cadetteria, a parte quello che poi subiudice. Il punto da qui alla fine del campionato il Foggia potrebbe farlo. Io spero di farlo, presto. Quindi il Foggia si impegnerà al massimo. Sarà un'arma a doppio taglio. Sarà un'arma a doppio taglio perché l'eccessiva attesa, l'eccessiva ansia da prestazione può giocarti contro. Vero, ma il fatto che si giochi in settimana con la Ternana ti costringe a non un po' fino a martedì sera ti costringe a non pensarci. Io mi ricordo quando noi vincemmo a Brindisi con De Zerbi e Del Core, l'anno di Marino, l'anno della promozione, nel 2003 salimmo, ma era novembre 2002. Sì. Io andai a Brindisi dalla sera prima. Ma non vi dico, i manifestini, visto come tipo quella babysitter che si offre con il numero di telefono o si affitta quelli le stanze da università, quelli, esatto, i manifesti da università, tutti allo stadio, uccidiamoli, di tutto di più, contro il Foggia. E queste poi sono tue considerazioni. Che cosa è successo? Che il Foggia ha vinto. Che il Foggia ha vinto la partita. E loro che avevano un grande giocatore che si chiama Giorgio Corona. Nonostante Giorgio Corona in campo, hanno perso. Francioso, Orlandini, Miano Lascina. Tutti Puccinelli. Quanti, ma nessuno vale Corona, perché anche De Meo, che poi ha lisciato sul contropiede del Core. Però questo, voglio andare francamente un non so neanche come ci arriverà il Bari, perché comunque è una squadra che... Sì, ma parliamo prima di Cremona. Ma penso in Pullman. Di Ascoli. Quello è... Quello sì, vabbè, oggi ha buttato 2 punti. Però quando una squadra butta 4 punti in pochi giorni, tra la gara in casa con la Sernitana e quella a Pescara che aveva praticamente portato a casa. Allora, voglio andare dal mister per analizzare gli aspetti tattici della vittoria contro l'Ascoli, però dice Rocco Soleti, che ti saluta e salutiamo anche noi, ma il mister versione Jenny Savastano? A parte che Rocco Soleti, ripeto,
Voglio salutare anche, fai benissimo a parlare di Rocco Soleti nella settimana dell'esordio di Ramè. No, perché comunque perché ieri no, Chiglia? Ma io me la ho detto, noi siamo vicini, sì, è vero, domenica in tribuna. Sappa, noi siamo vicini, ho detto adesso ci mette Ramè, oh Scaglia. Ma ci sono questi giocatori, guarda. Saluta anche Gianfranco Savastio del Subbuteo di Foggia che ha già voglio dire più peso chiaro, ma nei confronti di Rocco eccola, Soleti. Ecco l'immagine. Falla vedere alla telecamera, ecco qui. Se il buon Antonio alterna le due immagini tra Alessandro e Jenny Savastano. Se puoi trovare anche la figurina di Arnautovic, così specifichiamo chi è Rocco Soleti all'interno di questa trasmissione. Abbiamo capito. Alessandro fa parte di Gomorra. Meno male che non vai a Sodoma e Gomorra. No, insomma, solo Gomorra. Allora, aspetti tattici, torniamo seri, vai. Torniamo seri e dico che ciò che è stato visto il lunedì di Pasquetta tra Foggia ed Empoli si è ripetuto ieri a parti invertite tra Foggia e Ascoli. Perché ieri la differenza è stata abissale. Ieri si sono visti non quelli che poi sono diventati 13 punti, ma i punti sarebbero stati veramente di più. Ieri il Foggia, io sono d'accordissimo con Giampaolo quando dice non è vero che l'Ascoli ha avuto più meriti di quanti siano stati demeriti dell'Ascoli. È entrato in campo sapendo di dover sbranare calcisticamente l'avversario e lo ha fatto. L'Ascoli è entrato in campo probabilmente sulle ali dell'entusiasmo. Ha voluto fare una partita troppo difensiva, impostata proprio. L'Ascoli ha voluto fare quello che è in grado di fare, perché la prima occasione il Foggia l'ha avuta quando ha recuperato palla sulla tre quarti e l'Ascoli era sguarnito in difesa, perché avevano fatto una difesa a 8, avevano già riguadagnato la linea mediana del campo perché avevano palla loro. Sulla palla scoperta c'erano solo tre maglie bianconere e il Foggia ha esitato e non ha segnato. Dopodiché, primo tempo, nell'uno contro uno, cosa mai successa quest'anno, sempre meglio noi di loro. Sulle palle vaganti, dove devi arrivare per primo e quindi devi avere più fiato, più forza, più attenzione, 8 volte su 10 quelle palle erano le nostre. Quindi è lì, quella è stata la chiave di lettura di questa gara. E il Foggia va comunque elogiato, non voglio sentire grazie al piffero con l'Ascoli tutti sono capaci, no, perché io sfido il mister a contraddirmi. Siamo in 5 qui e il regista siamo 6, il barista 7, prendiamo i primi 4 uomini abili arruolati e arruolabili che passano, è una persona di colore che sta... E andiamo in un campo di calcio, solo noi 11 e il pallone contro nessuno. Vogliamo vedere se siamo capaci a fare tutti gli schemi? Da soli contro nessuno? Non credo che riescano tutti alla perfezione. Quindi. Il mister lo sa perché sono esercitazioni che fa. L'11-0 è un'esercitazione che ti insegnano a Coverciano. Allora. Non è che. Questo non lo sapevo, ho parlato da autodidatta. Attenzione, non a Coverciano, ti insegna la scuola di Coverciano, poi nei vari corsi. Io lo vidi fare soltanto il sabato mattina alla rifinitura a Cinesigno a Foggia, però poi siamo nei processi quell'anno. Della scuola di Coverciano. L'11-0 è un'esercitazione della scuola di Coverciano. Noi non saremmo capaci. Approfitto per salutare Mario Bada, collega che ci segue. Grande Vincenzo Mario Bada. Mastro Marino, vedi che sono stato bravo Vincenzo, che ci saluta da Milano. Vai Alessandro. Aggiungo a quello che ha detto Peppino in maniera impeccabile, aggiungo un aspetto. Io ho letto poi anche le pagelle di Giampaolo e quasi sempre io e Giampaolo veramente ci troviamo d'accordo anche nella visione delle partite. Stavolta devo dire sono d'accordissimo, ma avrei dato qualcosa in più a Mazzeo, perché il gol di Deli, che può essere classificato nella rubrica questo lo segnavo anche io, sì, ma nel senso positivo, nasce da una palla al centro di Mazzeo non data a rasoterra.
perché Mazzeo, più avanti di intelligenza rispetto a tanti altri calciatori, capisce che una palla data a raso terra in quel momento, col difensore dell'Ascoli già messo pronto in scivolata, e Agazzi, che comunque nonostante sia stato nella sua carriera al massimo il quarto portiere del Milan, stava lì pronto per andare a terra. Mazzeo cosa fa? Mazzeo alza leggermente il pallone in modo tale da non permettere neanche l'intervento in scivolata, la disperata, di Mengoni, credo. Sì, se non sbaglio. Centrale Mengoni. Sì. Lì capisci Alessandro, la grande intelligenza. Io credo che sfondi una porta aperta. La grande intelligenza di un calciatore come Mazzeo. Perché in quei momenti puoi calciare in porta perché sei attaccante e l'egoismo dell'attaccante ti porta a calciare in porta. Sì. Puoi dare palla a raso terra, ma la freddezza, la lucidità, alza la testa, guarda il compagno e gli dà palla in maniera precisa, impeccabile. È vero, puoi tirare in porta. Io che nel mio, no piccolo, nel mio micron sono stato attaccante, se sono sicuro di far gol tiro. Nel tuo bagnasciuga. Sul mio bagnasciuga, bravo. Quando non ero sicuro di far gol cercavo di darla la palla. Se tiravo è perché avevo, non dico la certezza di farlo, però insomma ci provavo. La speranza. Ma pur non avendo letto le pagelle di Giampaolo Limardi, quindi non so di che cosa si stia parlando, non ho letto, quindi sono ignorante, participio presente del verbo ignorare, cioè colui che ignora i voti di Giampaolo, a prescindere, i rigori, non si sbagliano mai. Mai! Neanche sul 2-0. Anche se l'uccellino la mattina mi aveva fatto capire che erano 2 gol del Foggia, come erano 4 quelli di Cremona. Poi è arrivato lo stesso il terzo, e quindi ho detto mamma mia, qua il terzo gol forse non lo facciamo. Invece sul calcio d'angolo poi lo Iacono ha segnato per la sesta volta col Foggia, per la prima volta in B, certo, e visto che mi trovo anticipo il pizzino, pizzino, settimo gol per Deli, che ne ha raggiunti parecchi, poi magari se tiro fuori li possiamo anche leggere, ma comunque sulla mia pagina di Facebook li trovate. Mazzeo, se avesse segnato tutti i rigori col Foggia, altro che 36 reti, a quest'ora era minimo a pari punti con Bordon a 39, se non sopra. E pensate che all'undicesimo posto a 37 c'è Signori, a 38 c'è Baiano e a 39 c'è Bordon, cioè tanta roba della storia del Foggia. Invece lui è dodicesimo. Però, da solo. Devo farti un appunto sul pizzino, la rubrica, sì. I gemelli del gol che tu, sì. Che tu fai. È perché piace a Ruggero, esatto, che tu fai eccitare l'ingegnere. Si eccita l'ingegnere Alborea. Però dovrebbe essere la coppia, diciamo, forse la coppia gol, proprio la coppia intesa anche come coppia d'attacco. Ma prendi l'attaccante, quando in un anno i due attaccanti che hanno segnato di più. A parità ci sono a 6 reti Kragl e Beretta. So, Kragl è calciatore. Assolutamente, lui. Assolutamente. Così come se in un anno ed è successo quando hai fatto magari gemelli a 14 a 13 e sono 5 gol di un centrocampista, l'hanno pure di Menchetti che le ha fatti, sì, tutti, sì, sul rigore. E io non è che posso cancellare per mettere magari l'attaccante che però dico, sai, nell'anno in cui che ne so, magari Pietra Nera che ne ha fatti segna 12 gol, oppure Materazzi fa lo stesso che Perugia, non penso che la coppia gol la consideri, sì, a quel punto attaccante. Sì, 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 io considero la statistica. Okay. Quindi quando Passarella giocava, mi pare, con Battistutta, credo. No. Ah no, perché era la Bertoni, Daniel Bertoni, ecco, era Daniel Bertoni nella Passarella nella ha allenato Battistutta nella, esatto, nazionale, sì, sì, argentina, insomma. Quindi allora, se Passarella fra le punizioni e i rigori, c'è stato Rosario Sasso che nel 79 ha fatto 5 gol e è entrato in quella graduatoria. Giusto per restare in casa nostra, certo. Quindi vale come chi segna, se c'hai il terzino che segna. Io ho visto giocare e segnare soprattutto il più grande difensore bomber degli ultimi 30 anni, che è Sinisa Mihajlović. Non ce n'era, mi dispiace signori, per tutti quelli che si sono iscritti, da Roberto Carlos, Passarella, sono, sì, generazioni, no, vecchie, non ce n'era per nessuno. Io l'ho visto giocare nella Roma quando perdemmo 3-0 all'Olimpico alla terza giornata del secondo anno di Serie A, quindi il 92-93, giocava terzino sinistro ed era un'ira di Dio. Lui veniva dalla Stella Rossa come terzino sinistro. Lui racconta che quando era bambino in Serbia lui stava due ore e mezzo da solo in un campetto di terra dove c'era la porta fatta soltanto dai legni, quelle vecchie, dei tre assi. Lui si poggiava la palla a un certo numero di metri, li variava,
tirava la palla entrava e lui perdeva tutto il tempo a andarsi a recuperare la palla, se la rimetteva e ritirava, se la rimetteva e poi, e perdonami, ritirava. Gianpaolo, io credo che se non fosse accaduto poi, diciamo, quello che è accaduto a livello storico, io credo che lui abbia giocato nella più grande stella rossa di tutti i tempi, perché parliamo di una squadra, Mihajlovic, Stojkovic, Pancev, anche Savicevic, se, Prociniesca, se secondo me posso dirti che secondo me l'intuizione che ebbe, credo, Eriksson a Genoa, quella di spostarlo da esterno sinistro a centrale di difesa, è stata una grande intuizione, tanto che quando lui, cito un po' di storia laziale, ricordiamo una storia positiva, quando Eriksson venne alla Lazio, è l'ultimissima, non è proprio, venne alla Lazio, Eriksson disse: presidente, lei mi deve comprare due giocatori, una Lazio che era già grande, se lei mi compra Veron e Sinisa Mihajlovic, che io faccio giocare vicino a Nesta per giocare e ripartire immediatamente, noi vinciamo lo scudetto. Eriksson è stato di parola e ha vinto lo scudetto. Io aggiungo anche prego, direttore Ubi Maior. Sulle pagelle, Antonio dice: sulla pagella di Gianpaolo sono d'accordo su tutto tranne per il 7 a Greco. A mio avviso minimo meriterebbe un 8, padrone del centrocampo. Assolutamente d'accordo, io ho semplicemente tenuto, al di là che io non sempre amo, io non amo mai, come posso dire, né dare voti troppo bassi né troppo alti, perché sennò poi, se poi io incontro il Messi che mi fa tre cose, gli devo dare 40 e non ce l'ho come voto, e allora devo tenermi una certa maniera. Però ho fatto anche una cifra lì, sì, anche su chi ha affrontato, per esempio, per me alcune giocate di Greco contro il Parma, se non è il primo tempo di Greco contro il Parma, è un primo tempo da un professore che dà lezione di calcio di mediana a tutti gli altri, compreso il suo dirimpettaio, e che era il nostro conosciuto Antonio Vacca. Si fanno con me, ognuno. Ma ora capiamo. Il voto è semplicemente quello, è vero, avrebbe meritato di più se uno poi legge quello che ho scritto. La squadra, l'Ascoli, gli ha anche permesso di fare quello che ha fatto. È cioè, quello che volevo è dire. Per quello che il voto, insomma. Il voto è 7, attenzione, il voto è 7, non stiamo parlando di un voto basso, stiamo parlando di un voto che è commisurato però anche a chi avevi di fronte. Ieri è stata una partita quasi perfetta. L'abbiamo detto, Peppino, sì. Ma io che sono abituato a trovare il pelo nell'uovo, devo usare, ce ne stanno due, devo usare il microscopio a scansione elettronica, perché il microscopio col vetrino neanche me lo fa vedere. Microscoschi. E proprio quindi questi due mini trichi sono il fatto che Greco, quando è pressato da tre uomini, non può continuare a tenere palla e a giochicchiare, perché l'Ascoli è una cosa, è vero, l'Empoli è vero, l'ho notato anch'io a un certo punto il primo tempo, e io capisco che Greco è un uomo e ha gli occhi per guardare a 180 gradi come tutti quanti noi, quindi non è una mosca che c'ha anche gli occhi dietro al cozzetto, però un giocatore esperto lo sente il fiato sul collo dell'avversario, e se si vede circondato da tre si deve immediatamente liberare dalla palla, possibilmente dandola a un altro in maglia rossonera, perché è automatico che se si gioca in 10 nel campo uno fa il portiere, e se tre si trovano qui qualche altro rossonero è libero dai impegni. Altro pelino così, ma è che Deli a volte deve sfruttare meglio le azioni. Il contropiede che ha sfruttato, che ha provocato il rigore, ha spaccato la partita, perché l'Ascoli secondo me avevano sbagliato l'orario i calciatori. Cosmi l'aveva preparata bene, ma i calciatori già si gioca alle 7 e stavano ancora con l'ora solare, tanto è vero che alle 8 hanno cominciato a giocare bene. Però dopo quei primi 8 minuti quella ripartenza, quel contropiede di Deli ha provocato il rigore, l'espulsione, insomma, di tutti più. Tornando al discorso di Mihajlovic, fare una nazionale con croati, sloveni, serbi, montenegrini, credo che negli anni si sarebbe molto annullato quel gap che esiste fra Europa e Sud America, perché poi alla fine Brasile, Argentina, Germania e una volta l'Italia sono le nazioni migliori nel mondo, le nazionali, chiedo scusa, e una nazionale jugoslava che è arrivata seconda agli europei, gli unici europei vinti dall'Italia nel 68, avrebbe potuto, con la monetina di Facchetti capitano a Napoli, e poi la doppia finale. Non so se il mister è d'accordo, che sia d'accordo, quella del 90, poi torniamo a parlare di calcio. Sì. Quella del 90 che fu eliminata solo ai rigori dall'Argentina, quella era, una squadra forse straordinaria. Se voi ricordate il gol di Stojkovic a Verona,
negli ottavi di finale in cui gli arriva la palla e lui finta di tirare al volo, Gian la Paolo, ferma se penso, se penso che Dragan Stojkovic è venuto in Italia per giocare nel Verona e perdere 5-0 a Foggia, abbiamo capito. Sabato Lido non disse mai perso 5-0 in vita mia. Perfetto, d'accordissimo, però dico, capiamo a distanza di 27-28 anni come purtroppo il calcio italiano è vero sia decaduto. Ma Zico venne all'Udinese, perché Zico venne all'Udinese. L'Ascoli è passata alcuni giocatori di ieri. Junior è venuto al Pescara. Voi pensate, Junior è uno dei più grandi giocatori nella sua epoca. È stato nel Pescara e poi nel Torino. Attenzione, sono gli amici del Torino. Ci bacchettano. E tu ricordi bene: l'Ascoli ha avuto di Seu, terzo al mondiale. Ma io, di quel 5-0 al Verona, il ricordo più bello è prima della partita. Era Sabato Santo e pioveva. Il mio primogenito aveva 3 anni e voleva venire al campo. E la mamma dice: tu non vai, piove, dove vai? Sai che il bambino soffriva. E stava sempre vicino al balcone a vedere se gocciolava ancora. Dopo pranzo, come smise per un attimo, vieni qua, adesso andiamo via. E andammo al campo, lui tutto contento, ovviamente. Poi vincemmo 5-0. E venne il diluvio, se non sbaglio. Vincemmo 5-0. Passa tutto. Potevo venire pure alla grande, insomma. Ed era Sabato Santo del 92. Però su Deli, forse in quel Verona, sì, tutto lì. Però su sì, ma sai, sì, perché l'anno dopo andò a Brescia, noi andavamo a perdere a Brescia. Centrale di difesa era tale Sotomayor. E Sotomayor. Non è vero, Sotomayor. Sì, è vero. Alto, sì, c'era Sotomayor, è vero. Saltatore in alto e altro no. Comunque Deli aveva grandissimi margini di miglioramento e Deli secondo me verrà fuori un giocatore Renato, da qualche anno veramente di classe. Renato, se tu guardi il centrocampo di ieri e lo riporti a un girone proprio esattamente un girone fa. Tu ieri hai visto Zambelli. Proprio in alternanza, Zambelli, Agazzi, Greco, Deli, Kragl, tre giocatori nuovi, ma tre giocatori con la G maiuscola. Quando tu hai tre giocatori che ti fanno un reparto, chi sta a fianco e chi sta al centro viene trascinato. Il calciatore cresce, non è più Zavorra. Renati, dico anch'io una cosa. Non è più Zavorra. Allora, Deli aveva difficoltà all'andata in un centrocampo a tre. Quindi era un terzo del centrocampo e non un quinto del centrocampo sulle sue spalle. Mettiamo che il centrocampo pesi 100 kg, adesso se ne porta 20 sulla schiena anziché 33,3 periodico. Uno. Seconda cosa, si è grandi tra i grandi e si è piccoli tra i piccoli. Perché poi, mentre Deli teneva un terzo del centrocampo, c'era Vacca che giocava con la suola della scarpa e c'era soltanto Agnelli a cantare e portare la croce, ovvero Agazzi. Adesso invece è adiuvato, è ausiliato, è aiutato da altri giocatori molto diversi da quelli di prima e soprattutto ha dei margini di miglioramento, ma deve avere gente per migliorare lui, perché lui sta dando il massimo di quello che può dare. Non ci dimentichiamo che è sempre l'ex grande giocatore, il top player, ma della Paganese. Per migliorare ancora avrà bisogno di giocatori ancora più forti, che gli guardano bene le spalle, che abbiano, diciamo, degli perché attributi non ha la fase difensiva, sì, con le sue peculiarità, sì, quindi ha bisogno, sì, di qualcuno che dica: senti, io ti proteggo, fai quello che, fai sai, quello fare. Che sai fare, esatto. Però, fai quello quando che sai sei fare. All'interno, però lo vedo che rientra, che copre, perché poi prende esempio dagli altri. È una questione di fiducia in più, qualcosa, certo, di fiducia. Quando in più. Sei all'interno di un'orchestra che va bene. Certo, ma è normale, cioè, ma è normale, tutto il Foggia è migliorato, ma che scherziamo. Anche la classifica, perché Deli in questo momento, oltre ad avere 24 anni, ha 5 anni di contratto con il Foggia, che diventeranno 4 al termine di questa stagione, va bene, però è un investimento per la squadra e più si valorizzano i propri, come dire, pezzi, chiamiamoli così, più è vendendoli o comunque siamo commissariati e lì magari commissariamo. No, ma anzi, ieri sera io ci ho parlato in maniera molto informale, l'ho conosciuto e mi ha detto di stare tranquillo perché ha fatto capire che forse il suo compito sta finendo già, perché non ha trovato una virgola fuori posto nella contabilità, diciamo, della società. Ordinaria. Poi se ci accusano di altro ci andremo a difendere. Fermo, ci sta seguendo Moreno Grilli. Ciao Moreno. Moreno è stato ieri con noi e ha portato bene. Tre partite vista lo Zaccheria, 3 vittorie. Sì. Poi 3-0, seconda partita di fila senza subire reti,
Moreno, perfetta così, ti salutiamo, sei stato un grandissimo... Più 11, finiamola, più 11 sulla zona di retrocessione. Amuneto, Moreno Grilli. Forse Moreno Grilli... E poi più 12 sulla quarta. Sarebbe uno di quelli che potrebbe entrare nel discorso che facevamo prima sui giovani, giocatori, visto che lui è... Bravo. Perché nel calcio c'è una differenza, io so, insomma, me l'hai presentato, insomma, mi hai detto quello che sta facendo, insomma, e so che quindi è una persona che... viene dal calcio e che segue i giovani, sì. E lui tra l'altro è una città dove di giovani che vogliono giocare a calcio ce ne sono tantissimi, che è Roma, per cui devo dire lui poteva dire una parola. Ma noi ne abbiamo parlato proprio ieri sera di questo, su come far crescere i giovani rispetto a quello che diceva dopo la partita il direttore è testimone. Io che ho detto, allora chiarisco, Gaetano Pavone sta benissimo dove sta ed è un grande allenatore per la squadra primavera, preparato quasi per allenare anche a livelli più alti, perché la storia della Lazio insegna che Bob Lovati, come Cervellati a Bologna e Balestri a Foggia, erano allenatori di primavera ma pronti a fare i traghettatori, pronti a subentrare, erano uomini della società. Vatta a Torino, stessa cosa. Detto questo, non si vive di solo pane, cioè non si vive solo di primavera, ci sono gli allievi, i giovani, non so neanche che, però dai ragazzi adolescenti non devi prendere il primo che capita, dici beh fai questo qua, magari pure gratis, tanto ti diamo la tuta col satanello e tu fai l'allenatore. Devi prendere gente non solo competente ma che ha giocato a Foggia, che sa che significa giocare nel Foggia allo Zaccheria e che sa che significa avere a che fare con la tifoseria foggiana, che è molto esigente come quella romana, sia delle due sponde del Tevere. La tifoseria foggiana è molto umorale, dalle stelle alle stalle e viceversa. Però a qui... proposito sta Vincenzo Mastromarino che ti dice meno 10 dalla promozione diretta, Peppino, quindi figura di umore adesso è a 1000. No, perché io dico al signor Mastromarino che è diverso, la velocità con cui si viaggia in alta classifica è diversa dalla velocità, esatto. Okay. Se io ho 10 punti dalla promozione diretta e 10 dalla zona salvezza, quelli ci devono mettere un mese e mezzo per fare 10 punti, quegli altri me li fanno 10 minuti. in tre partite ne hanno fatti già 9. Moreno Grilli risponde e dice bisogna investire negli istruttori qualificati, è stato pure oggetto di una discussione che abbiamo avuto nel pomeriggio con Moreno, mettere ad insegnare ai ragazzi chi veramente può insegnare qualcosa perché l'ha provato sul campo, ancor più se sono attaccati al Foggia, come dice giustamente Peppino, anche perché poi noi vediamo, ne parlo col mister, perché abbiamo vinto con Paolo De Giovanni, noi due scudetti, Paolo De Giovanni, ma con il mister sai in questo momento chi è la federazione calcistica che è più avanti già rispetto all'Italia? Adesso vi faccio fare una risata, ma che non è così, l'Islanda. Sì, è vero. L'Islanda ha investito in strutture e tecnici. Oggi l'Islanda può dire di andare agli europei, di andare ai mondiali con una certa frequenza, l'Italia con un bacino da cui attingere che è minimo, molto ridotto, quello dicevo, vanno nel liceo islandese che possono avere 100 ragazzi per trovarne la straordinarietà della scherma, per esempio, il fatto è non è Roma 4 milioni di abitanti. Quello che hai detto tu, e non hai sentito la conversazione che abbiamo fatto prima, praticamente è quello che abbiamo detto prima, l'esempio che... Parlavamo di scherma nello specifico. Renato, sul Belgio sono d'accordo, però il Belgio ha già una storia. Il Belgio ha già una storia rispetto all'Islanda. Hai ragione, mister. Sì, ma la storia del Belgio è sempre la melina del 1980. Sì, Peppino, però attenzione, io ho buona memoria. Anche l'Islanda. La Germania aveva una storia, però a un certo punto ha resettato totalmente dal fallimento. Ripartiamo da zero. Dove sei. È l'unica adesso squadra europea che può competere. Ha preso con ragazzi, perché in Germania è uno dei tassi di immigrazione più alti che ci sono in Europa. Per cui se vediamo i cognomi dei giocatori che sono, sono la prima, seconda generazione degli immigrati tedeschi, ma soprattutto i centri federali, loro hanno
investito in una quantità smisurata di centri federali che sono capaci di monitorare il meglio del meglio che c'è in giro. E adesso, onestamente, un giocatore si infortuna o lascia il Philipp Lahm della situazione, i grandi, Schweinsteiger, e immediatamente ci sono ragazzi che già nel loro club sono titolarissimi. Ma che la Germania... C'è Moreno Grilli che dice, esatto, lo stavo scrivendo ora, Paolo De Giovanni lo avete in casa, mentre Fabio Papa dice anche Vaccarello è un buon allenatore per ragazzi, e confermiamo. Per ragazzi, per bambini sì, sicuramente. È un amico, una brava, un bravo. Cioè, lo stesso discorso, il maestro elementare più bravo del mondo, sempre nelle elementari deve stare, non può andare a fare il libero docente universitario, non riuscirebbe. È normale. Stava il pedagogo è una cosa. Il famoso maestro Manzi, non è mai Alberto, ma non è mai troppo tardi. È troppo tardi. No, dicevo, su quello che diceva giustamente Giampaolo, che la Germania possa essere davanti all'Italia storicamente ci sta, ma che l'Islanda sia davanti all'Italia, perdonatemi, questo non quello è ancora più a nord, hai capito, quest'anno sopra a nord, quello proprio a nord, quasi al capito polo. Renato, che dico, dà fastidio l'aria fresca, l'Islanda è davanti a noi in idee, in programmazione, però non vorrei mai vivere in Islanda. Diciamo una cosa, che non è solamente il calcio che negli ultimi 10 anni ha costituito in Italia un momento di recessione, è un po', sono state anche delle cause, andiamo un poco più ragionevolmente a un discorso un po' più ampio, sono state delle situazioni particolari, economiche, strategiche, proprio del mondo, della recessione c'è stata, e evidentemente ogni settore, che sia sportivo, industriale, manageriale, ha avuto il suo contraccolpo, e tra questo c'è stato dentro anche il nostro mondo del calcio. Dico io, perché Renato, si è pensato di vivere ancora di rendita senza capire che di rendita non si può vivere. Ma in un momento bisogna storico, per essere bravi, per essere capaci, per essere manageriali, anche nell'ambito della nostra piccola famiglia, che è la prima industria che ognuno di noi ha, la propria famiglia, devi essere anche lì manageriale, non puoi essere superficiale. Laddove sei superficiale sei finito. Renato, ma in un momento storico, ma in un momento storico, proprio storico, economico e culturale, in cui si è visto che praticamente, soprattutto nel calcio, per la fine, no, i famosi petrol dollari sono entrati. E determinate famiglie, puoi fare, io sono l'Italia, ho 4 stelle sul petto, ho vinto 4 mondiali, non esiste, è finito il calcio, anche il 3-0 con l'Ascoli è finito stamattina per noi, neanche oggi pomeriggio. Il problema è che l'Italia non ha recepito nel campionato italiano di Serie A, ci sono 2 squadre che hanno 18 scudetti a testa, se non sbaglio, sono l'Inter e il Milan, squadre come la Roma e il Napoli stanno davanti e hanno, sommano in 2 5 scudetti, loro ne sommano 36. Quindi non è il passato, sì, è bello ricordarlo, tutto quello che vuoi, però... Però Peppino, quello che dicevamo con Renato, cioè nel momento in cui tu non sfrutti neanche un'ondata che ti porta quasi a dover fare per forza un lavoro di base sui ragazzi, io non so davvero... Ma poi ci mette anche la sfortuna del sorteggio, che ti danno la Spagna e quindi sei condannato ai playoff... E se con la Svezia non sei Renato, ma gli ultimi mondiali sono stati vinti 12 anni fa. In 12 anni mi volete dire quale giocatore è uscito? No, ma non, ma non solo sono stati, ma non solo, ma nei mondiali dove comunque l'Italia è arrivata, e nel 2010 è stata una delle due nella storia ad uscire al primo turno da Nuova Zelanda in carica, pure. Scusa, in Sudafrica, volevo dire. In Sudafrica è uscita da campione in carica come al primo turno, ed era capitato solo alla Francia nel 2002 nei mondiali coreani. Nel 2014 in Brasile, vero, era un girone non facilissimo, però l'Italia è un girone facilissimo, bene con l'Inghilterra, appunto, se lo fa e esce al primo turno, perché poi perde con il Costa Rica, perde con l'Uruguay che ci sta, ma perde con il Costa Rica, ecco che l'Italia va a casa. Quindi ditemi, i segnali c'erano, ditemi, ce n'erano. Dal 2006 ad oggi un talento puro del calcio italiano, cioè è stato crocifisso Ventura più o meno a giusta ragione, perché non ha schierato Lorenzo Insigne. Cioè, no, che non è l'Argentina che non ha schierato Messi. Questo voglio far capire. Montella non vedeva campo in quel periodo, no? Cioè, quello dico, capito? Montella non vedeva campo ed era uno dei migliori attaccanti che c'erano in Italia. Ma è normale, però c'era Filippo Inzaghi, c'era Luca Toni, c'era Totti che era più centrale. Torniamo a parlare del Foggia. No, torniamo a parlare del Foggia. Nel giro di andata andava bene questa trasmissione, perché per la vergogna dovevamo nasconderci. Adesso, insomma. Però dico che bisogna, secondo me, rinnovarsi nella tradizione, che è quello, secondo me, uno dei segreti della schiera. La schiera si rinnova, però continuano a vincere perché comunque
comunque resta la scherma italiana. Sì, per questo l'ha citata anche, non ha ascoltato quello che avevamo detto noi. Sì, ha detto le stesse cose. Cioè, chi gioca al calcio, l'ha detto anche Grilli, deve essere uno che ha giocato al calcio. Io vi ho parlato, il tecnico che insegna calcio, il tecnico della scherma è stato prima atleta, poi diventa tecnico e fa il tecnico, ma fa anche l'atleta. Calabresi faceva il centrocampista offensivo, è andato agli allievi della Roma con Tovalieri, che è un ragazzo che comunque un po' di carriera l'ha fatto, gli ha detto: sai che ti dico, ma se meglio che ritorni un po' indietro. Tornando, è tornato indietro, è diventato un ragazzo, un ottimo tornando centrale. Al Foggia, parlando di Foggia, no, parlando di Foggia, i nostri ascoltatori, anche tornando al Foggia, Calabresi, ma che bella, che scoperta, bella soddisfazione vedere questo ragazzo del 96, credo, ho detto bene? È under, per under 21, 96, 90... no, credo che abbia ragione, Renato, 96, sì, penso che sia un 96, 96, sì. Con quale sicurezza il ragazzo è entrato in campo? Cioè, Stroppa è anche un conservativo, prima di mettere, di inserire, fa bene, prima di inserire i nuovi giocatori, quelli che sono arrivati, vuole essere molto sicuro, li vuole vedere in allenamento, però da quando ha inserito Calabresi, significa che la scelta, ieri sera ci ha due detto, partite, una partita, detto, la devi dire, però a me ha impressionato molto ieri positivamente. Ieri ci ha detto Stroppa che probabilmente Tonucci sarebbe uscito anche a prescindere dall'infortunio che ha avuto, perché l'aveva visto stanco e dice probabilmente era in calo e quindi il cambio poteva essere fisiologico, poi c'è stato l'infortunio, allora, il problema per cui è entrato Calabresi. Grande guerriero Tonucci, per carità. Allora io dico questo, anche Allegri prima di inserire Dybala l'ha fatto con un grano salis, va bene. La stessa e io sono d'accordo, perché viene uno di fuori, allora lo devi inserire, però Stroppa ha aspettato troppo, il tempo di cottura era quello, cioè la pasta la devi togliere al dente, no, quando è sfatta. Calabresi, cioè, che Calabresi è formato di pasta, è di buona qualità, è trafilato in bronzo sicuramente, ed è un ragazzo di ottima qualità, a parte la scivolata di ieri sera. È entrato poi, è andato bene, volevo vedere cosa Peppino diceva, era e andava male, che dicevo cambiasse mestiere, è normale, ma scusa, ma vabbè, come Peppino, ma scusami, è Ramè invece, sul Ramè, scusate, no, non tanto mi è piaciuto, devo dire la verità, salutiamo Rocco, no, volevo salutare Rocco Soledi, non tanto mi è piaciuto. Allora, arrivare a ieri sera che con Tonucci disponibile metti Calabresi, ma 5 settimane fa l'avrebbe fatto, no, l'avrebbe pensato, neanche. E caspiterina, tu sai tutti i danni che ti ha fatto Martinelli, ma chi aspetti quando non c'hai lo Iacono a mettere questo ragazzo in campo? Forse perché, esatto, gioca a destra, forse per questo, però ripeto, Calabresi ha fatto due gare molto buone, però Martinelli con il Carpi ad esempio aveva fatto la partita che Calabresi ha fatto con Nasco. Un attimo anche di lo Iacono, perché è sempre una bella storia. Per lo Iacono è straordinario, non devo dire che è un ragazzo, a me quello che piace di lo Iacono, la sua capacità di migliorarsi in continuazione, cioè lo Iacono è veramente camaleontico, nel senso che lui lo metti in Serie D, si adatta alla Serie D, lo metti in Lega Pro, si adatta alla Lega Pro, lo metti in Serie B, si sta adattando. L'unica differenza, sai qual è? È ovvio che il peso specifico è differente degli avversari che incontri, però lui si migliora. E lo Iacono e Martinelli li noti quando fanno una cosa buona, perché adesso parlo in positivo, no? Intervengono, allora, però li noti, perché invece gente come Camporese, soprattutto come Calabresi, sono quei killer che vedi nei film che sparano col silenziatore, tu non te ne accorgi niente, com'è che è morto da sopra? Ma Camporese è un, allora tu li vedi puliti, tranquilli, con la testa alzata, gli altri invece pigli la maglia, fai lotti perché sei stato giocatore di Lega Pro, sei abituato a lottare. Invece Calabresi si vede la scuola Roma, cioè entra in gabbello pulito, su che è successo? Dove sta la palla? Approfitto che è un po' di tempo che non vengo a parlare di calcio, mi mancava un pochino. Secondo me un'altra grandissima acquisto immenso che ha fatto il Foggia è Nicastro. Nicastro per me oggi è indispensabile nel Foggia quanto Mazzeo. Cioè, sì. Nicastro gioca per lui e per Mazzeo. Sì, prende i palloni, ha un'elevazione incredibile, cioè col petto arriva dove gli altri arrivano con la testa. Poco. E non sa segnare. Ho capito, ma fa segnare gli altri però. Ho capito, però un attaccante, lui fu preso come punta, no? La punta, abbiamo preso Nicastro. Però
però... e lo vedemmo che faceva rima con disastro. Ha capito, ma Giovannino gli ha trovato, adesso... ci ha trovato la perché ha fatto 5-2. Vogliamo dire che vogliamo dire che Giovanni Stroppa in gamba, no, vogliamo dire che non c'entrava assolutamente nulla con il 4-3-3 in campo. Esattamente, non era un esterno da 4-3 e non lo è perché non ha i tempi. Il suo terzo tempo a fare l'esterno, terzo tempo nel senso cestistico di stacco, poi... a fare adesso... il chirico di turno non serve a nulla. Adesso voglio non chiedere, poi ha subito un fallaccio all'inizio di gara, vero. Cioè che l'arbitro aveva al posto del cuore che aveva in quel momento, no, e patatine, Buffon lo può dire, Peppino non lo può dire, fallaccio è anche sanguinato, quindi ma è stato... lo sapevo che Peppino doveva andare a parare, lo sapevo. Insomma, io credo che oggi Stroppa non possa togliere Nicastro dallo schema di gioco, a meno che tu giochi tre gare in una settimana, una volta ci metti Floriano e Duhamel, tutte e due assieme fare. No, secondo me Duhamel una la fa. A proposito, il turnover con la Ternana, che della quale tra un po' ci parla Giampaolo, ma il turnover la fa con la Ternana, secondo me. Qualcosa con la Ternana lo fa, perché cambiare? Lui ha parlato di viaggi, ha parlato del fatto che si sarebbero giocate Ascoli, una semiserale, e Terni, serale, e poi si sarebbe giocato il derby alle 3 di pomeriggio. E Terni non è affatto semplice, perché la Ternana, che era data per spacciata, ma non solo... La Ternana non è più ultima, e quindi con le unghie e con i denti... E soprattutto in caso di eventuale successo, si riproietta addirittura in zona play-out. Sì, loro cercano, allora, i play-out disperatamente. Credo che la Provercelli, che oggi ci ha provato con le unghie e con i denti, la Provercelli, mi dispiace, esatto, per Grassadoni, al quale almeno personalmente lui mi disse qui stima. Noi guardiamo quelli a 37, vedi che ci sta quasi più nessuno a 37 Grassadoni. Poi tu continua, allora, a guardare là, Peppino, qualche numero sulla Ternana salutiamo Gianluca Grassadonia, che però io voglio vedere un giorno in una panchina, con una panchina, una situazione, una squadra che può almeno ambire a qualcosa. No, sicuramente alla Paganese, e lui ripreso una squadra che era fallita una settimana prima del famoso Paganese Foggia, gli diedero la squadra 2-0, 2-1, non mi ricordo, 2-1, insomma, comunque 2-1, perché 2-1 segnò Sarno, che la storia della Ferrari, ricordate la settimana prima della Ferrari, quelle cose, insomma, com'era la storia, Peppino, della Ferrari, com'è che diceva? No, che aveva una Ferrari, no, l'accento devi fare. Vabbè, miglior seconda mi riesce, quella gli viene meglio. No, però al di là di quello, a me è rimasto impresso, quindi lo vorrei vedere su un'altra cosa. Però è vero, la Ternana, diamo qualche numero veloce, la Ternana in nelle ultime 7 partite ha vinto 3 volte, nelle precedenti 28 aveva vinto 3 volte. Beh, anche l'Ascoli ha fatto 10 punti, sì, no, ma 12, devo dire, e poi che, l'abbiamo visto, vabbè, nelle ultime 7 partite ha fatto credo 11 punti. Ternana è venuta a pareggiare a Foggia, il Cagno ha esordito perdendo 2 partite di fila con il Bari e con il Venezia, peraltro partite perdibili. La Ternana è venuta a pareggiare a Foggia dopo essere passata in vantaggio, perché si era aperto il terzo casello a Foggia, ha preso il biglietto davanti a Vatta, è passata sotto il tutor di Coletti, e poi era l'inizio. I primi due non ci stanno più, il terzo sta ancora. No, però a te sì, lo so, immaginiamo che però ieri devo dire che non è facile, Peppino, non so, abbiamo criticato molto Enrico Guarna, e se anche giustamente, io però ritengo che non ieri è facile per un portiere guardare praticamente la partita per 90 minuti e dover fare un solo intervento. Lui lo ha fatto ieri al terzo minuto, mi pare, quarto del secondo tempo, sulla girata di Monachello, molto ravvicinata di testa di Monachello, e si è fatto trovare. Ma tutto. Anche quindi sul ieri... finale ha fatto una parata, che c'era un collega giornalista davanti a me, non so chi sia, ma credo che fosse di Foggia, comunque. Lo conosco, non so i nomi, perché allora ha detto, la pettorina. Miracolo, ha parato. Ha detto, no, il miracolo non è che ha parato, quello pare. Il miracolo è che la palla l'ha presa e non se l'ha fatta sfuggire di mano. Quella è la novità, non il fatto che abbia parato, perché sul pallone ci arriva, però a mano aperta. Però voglio rincuorare Peppino. A distanza di un girone, di un girone intero, ti saresti mai aspettato stasera trovarti a 49 punti dopo il pareggio? Ma neanche dopo la sconfitta interna col Brescia o col Pescara, ma neanche all'inizio o primo quarto del giro di ritorno. Che la partiamo, io sono la... sincero. Scusatemi, qui parliamo di una squadra che ha fatto 27 punti e mancano ancora 7 gare. E quanti ne ha persi? A cominciare con i 2 col Cesena, il punto col Brescia, il punto col Pescara. Parla i 2 punti con l'Entella in casa.
27 punti e ne mancano ancora, cioè ci sono ancora 21 disponibili. Diventa un'impresa, no, prenderli vabbè. Tutti a 21. Però no, dico dai. Potenzialmente questa squadra, oh, ragazzi, può prendere tutti a 21, potrebbe doppiare, visto che doppiare la salvezza virtualmente è fatta, poi bisogna sempre no, vedere anche fino alla virtualmente. Fine. Vabbè. Bisogna dare altri stimoli. Non, non lo convinciamo, no. Era come prima di Fondi, no, quando, perdò, l'anno scorso lui esultò, mancava ancora la matematica ed era contentissimo quando vincemmo in casa con e anche a Caserta. No, sì, quando sì. Vincemmo con la regista, avevo il sentore. Ti ripresi io dicendo Peppino non è ancora fatto e tu mi hai ragione, è vero. Ti ho riportato sì, sulla terra. Allora, aspetta, ma anche a Caserta uscì Peppino felicissimo dallo stadio, un sorriso che andava da un orecchio all'altro e si trova davanti il mister serio che lo aspettava. Dice Peppino sei felice? Sì. Non può esserlo, manca ancora un punto e Peppino si rabbuiò subito. Una scena quando dopo la vittoria con la regina. Ah, sì, con la regina, sì, 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 con la regina. Iacola, era sabato santo anche quello. Oh, allora è vero, io ero a Roma e seguivo nella storia del Foggia e speravo che è già, che è già successo, no? Non ci sarò alla festa, esatto. Non quando, quando noi battemmo l'Ascoli il 5 maggio del 92, stavamo in Serie A, non lo sapevamo. Poi aspettammo il 19 con la Triestina, perché? Perché quella sera avevo 42 punti, il Foggia chiuso a 5, il Padova quinto, quindi primo dei non eletti, arrivò a 41. Quando vincemmo a Catanzaro e a Caserta l'anno scorso, eravamo promossi e non lo sapevamo. Io penso che difficilmente la quintultima o la quartultima maggioranza possono arrivare a 49. Quindi forse siamo salvi inconsciamente. Però quando erano i tempi del mio liceo classico e papà mi vedeva oziare, perché non studi? E domani è compito italiano, faceva lui, quindi non abbiamo da fare. Pigli un libro, dopo principi dell'anno, repass. Quindi mi dava sempre qualcosa da fare, uno stimolo. Adesso il Foggia, senza pensare alla lingua inglese, deve fare punti. Io vorrei che tornasse una squadra normale in media inglese, cioè sconfitta Frosinone ci sta, per carità, togli Frosinone, però che vincesse le gare in casa tanto, e pareggiasse quelle, e pareggiasse quelle fuori. Io credo che i veri tifosi foggiani, se adesso conoscono il calendario interno, si stanno un po' sfregando, dice magari fosse vero vincere in casa, visto poi i nomi che dobbiamo affrontare, e pareggiare fuori. Ma al momento io traguardo il compitino che darei da fare al Foggia, e vorrei, non ne vuoi parlare del vorrei tempo, 9 punti, no, vorrei 9 punti per agguantare la Triestina nella classifica di tutti i tempi della Serie B al 33° posto, che ne conta 951. Era un traguardo lontanissimo, ma quando tu sei a 9,42 ne mancano 9 di punti e ce n'hai 27 in palio, leggere, basta prenderne un terzo. Voglio leggere tra le righe di Peppino, 21, sì, 21, Peppino a prescindere dalla gara di sabato sta aspettando la penultima. Sta aspettando la penultima in casa con la Salernitana. Con la Salernitana. Sì, ma se la Salernitana è salva, poi non c'è gusto. Ma ho capito, io là volevo arrivare. Tu non la vuoi salva qui. Però, mi sembra un po' come Sarri che dice: ma lei non punta allo scudetto, no? Al record dei punti del Napoli. Di ma come? C'è uno scudetto da giocare stasera. Confonde con Zambelli, Zambelli sull'esterno di destra, perché Gerbo è un problema, mentre Vincenzo Mastromarino insiste: io non commento sulla diretta promozione diretta, altrimenti dicono che devo. Pino, vuoi commentare? No, 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 per carità. Se ancora disidratato deve bere questo un'altra signore. Volta i costruttori dei carri, queste cose qua, per l'amor basta di Dio, basta, basta costruttore di no, carri, Vincenzo, carri. Hai tutta la nostra stima e solidarietà, per l'amor di Dio. Qualche cosa, non abbiamo detto niente su Giovannino Stroppa. Ho pensato una cosa, credo che vada sottolineata, cioè la capacità di questo allenatore di mantenere la squadra concentrata. L'esempio l'abbiamo visto l'anno scorso, proprio nella girone di ritorno, il crescendo della squadra, della continuità dei risultati e soprattutto la consapevolezza dei giocatori e della capacità delle loro capacità. Cioè Stroppa è un buon psicologo dei suoi atleti, li tiene sotto controllo durante la settimana, li segue e riesce a mantenerli sempre a uno standard di attenzione, riesce a gestirli. A gestirli con uno standard di concentrazione elevato. Se questo lo prendiamo in un contesto, diciamo, un po' particolare della società in questo momento, credo che li ha isolati bene, Renato, l'unico dubbio della gara di ieri
era solo relativo al fatto che i calciatori potessero in qualche modo subire l'influenza di ciò che sta accadendo al di fuori. Allora, questo era lui, quello dire una che cosa. Tu hai detto benissimo e giustamente. I migliori allenatori al mondo oggi, Mourinho, Guardiola, Capello, Ancelotti, Klopp, nessuno di questi cinque resterà mai 10 anni di seguito su una panchina di una squadra anche importante, perché anche i cicli cominciano. Vabbè, Ferguson era. Vabbè, Wenger credo. Ora, io non so, Stroppa, quanti anni farà Foggia da allenatore, cioè se ne va a questo giugno o quale giugno se ne andrà. Però sono sicuro e certo che lo rimpiangeremo per tante cose. Per altre cose forse un po' meno, per la sua, cioè non si mette Federico con Brescia. però su tante cose, insomma, una media di 1.83 non è uno scherzo. Oppure perché non si mette Calderini ai tempi anche perché adesso li sta facendo in Serie B, allora, e tu hai sempre detto allora, ponderiamo rispetto alla categoria. L'errore imperdonabile di Stroppa è stato uscire col Matera, giusto? Quello sì. Sansone utile Calderini. Salutiamo Sansone e Dignelli, mi mancano. Sansone è stato quello. È uscire col Matera. Cioè in casa tu sprechi. Ma perché scusa, la semifinale di Mitropa sprecata in casa nostra. Una coppa europea buttata lì. Chi era? No, quello era l'angolo italiano. Era col Borac che perdemmo ai rigori. Perché la fretta, perché bisogna dare signori alla Lazio subito e Scialimo fa l'Inter subito, perché era a Mernare. Vabbè. Si svendeva la settimana dopo. Grazie comunque per l'arrivo di Beppe Sicuri. Chiudendo la partita di scorsa con Moreno. Ma poi signori, segno in nazionale, quindi il valore aumentò pure. Che dice ieri ha fatto due cambi, parla di Stroppa, che io ho condiviso Nicastro e Mazzeo Beretta due mesi. Certo. E l'ho detto anche ieri sera quando siamo usciti dallo stadio Moreno. Vorrei andare da questo lato, quindi chiedo ad Antonio Lanciano, che è il nostro regista, di farlo, perché abbiamo, a parte che sono le due persone più eleganti in questo momento, appunto, a questo tavolo, vabbè, con il mister che tende all'eleganza. Vabbè, gli unici non eleganti siamo noi, siamo noi. Esclusi tutti. Io sono vestito da pecorale. Vabbè, Domenico sta in pigiama. Sono in pigiama. No, si deve inquadrare il regista perché sta morendo dalle risate. No, ma lui pure non è che è vestito bene. Sta ridendo, ma non sta morendo. No, lui assomiglia a quello di Medire Gol in questo momento. No, rimetti la cuffia. Metti la cuffia alta e sposta la mia telecamera. Cioè, ma Peppino stasera sembra veramente Luciano Pavarotti, il Pavarotti di Friends. Cioè, il mio mistero è chiuso in me. Vabbè. Il nome mio nessuno lo sa. Foggiasco di 3-0. Sì, 49 punti. Effetti. No, perché dopo, lui stava ridendo, non stava morendo, hai sbagliato gerundio. Cioè? Ci sta morendo, no, stava ridendo il regista, non stava morendo dalle risate. No, si ride, una cosa, cioè, una volta una signora mi disse: dottore, lei mi sta adulando. Allora, sono un po' in difficoltà, non ridere mano, perché se non rido anche io. Dobbiamo andare da questo lato, perché secondo me ci sono le due parti agli antipodi, no? Perché voglio un commento, perché comunque questa è la settimana, ne parleremo anche dopo la partita con la Ternana, che porta al derby Foggia-Bari. Un lampo, Peppino, da quanto tempo manca lo Zaccaria? 20 anni? È dal 97, quando Collina invertì i portieri, da allora fece penso che insomma, quell'episodio. Sì, sì. Si giocò tutte e due i tempi nella stessa metà campo per ogni squadra, perché all'inizio del secondo tempo i tifosi del Foggia e i tifosi del Bari, rispettivamente a Mancini e a Fontana e a Mancini, lanciarono oggetti. Allora Collina, che all'epoca già era uno dei migliori arbitri, oggi è designatore. Ma c'è qualcuno scontento di questo designatore a livello europeo? Vabbè. Diciamo di evitarla sabato questa cosa. Ragazzi, allora fate il tifo in modo seri, questo sì, perché io del derby non voglio parlare, perché c'ho da pensare alla Ternana, e poi Zeman si permise di dire una parte come un'altra e perse 3-0, allora non voglio arrivare a questo, però ognuno deve tifare legittimamente per la propria squadra, ci sta la canzoncina, ci sta lo sfottò, punto, basta, evitiamo anche i fumogeni che fanno soltanto, producono multe, quindi ognuno tifa per la propria squadra, così come i foggiani quando sono stati, dopo tante trattative con le prefetture, con le questure, sono stati ospitati a Bari, sì, la partita è andata male, pazienza, però ognuno deve tifare per la sua squadra, perché quando il Foggia andò a vincere in Coppa Italia a Bari con Gigliotti e Floriano, io vabbè ero in vacanza, però se mi fossi presentato a Bari sarei stato definito al questore di Bari un criminale, così disse, un foggiano che viene qui è un criminale, ma che stiamo scherzando?
perché ma non si poteva andare. Che non si poteva andare, invece però, il sindaco andò. Voglio parlare di questo Foggia Bari che manca da quasi 20 anni, sì. Se non ricordo male. Sì, no, ricordi bene, il 96. Cos'è il derby al tifoso pacato che è Renato Martino, e poi voglio sapere in poche parole cos'è il derby per Peppino. Allora, per quanto mi riguarda, io credo che il derby sia per un tifoso di calcio il momento, l'apice del tifo, cioè la capacità di vivere intensamente un incontro di calcio per un tifoso di calcio al massimo della propria fede di calcistica. Quello che è importante in questo derby, in questo particolare derby, e dimostrare non soltanto ai baresi ma all'intera Italia come il pubblico foggiano oggi rappresenti l'esempio del pubblico degli stadi. Allora, se i nostri amici tifosi ci stanno ascoltando in questo momento, sappiano che loro sono gli interpreti del tifo corretto e della voglia, la gioia di vedere giocare la propria squadra, e l'occasione di Foggia Bari sarà assolutamente in un momento difficile per la società, un momento difficile per la società, la vicinanza, esattamente, esattamente. Quindi io esorto ai tifosi foggiani ad essere se stessi in questo momento, cioè a continuare a mantenere questo standard di equilibrio, di voglia. Cantate continuamente, ma mostrate che il calcio oggi va vissuto in questa maniera. Questo io penso di dire. E anche in una partita che è il derby, che è il massimo della sensazione della rivalità per un tifoso di calcio. Concordo e sottoscrivo quello che ha detto Renato, e lo dico ancora una volta: ognuno deve legittimamente tifare per la propria squadra. È chiaro che il derby è una partita particolare perché ha tanti significati. Però adesso nella scaletta delle antipatie la serenità ne è sempre al primo posto, quindi anche questo va detto. No, però ripeto, il derby va vissuto in maniera molto, molto pacata, molto tranquilla. In fondo poi sono due città che distano 130 km, quindi non dico che ci dobbiamo voler bene, però insomma con i cuginastri, insomma, un rapporto così di sana rivalità, ecco, di sana rivalità, con gli sfottò che ci devono essere sicuramente, e basta, si gioca. Capita in un momento importante della vita di questa società, perché è una questione, no, di immagine, una questione, cioè noi in questo anche momento, l'ultimo capitò con Bonomo, che poi si portò Mancini a Bari, dai, sono successe cose. Se noi vogliamo bene, come immagino tutti i tifosi di Foggia, questa società che ci ha portato finalmente in Serie B dopo 19 anni, è il momento più opportuno per dimostrarlo. Sì, senza fumogeni. E poi la storia di Mancini, Peppino, tu ti sei trovato a cena con lui, tu lo raccontasti questo episodio, che ti trovasti a cena con Mancini e gli chiedesti perché sei andato a Bari, e Mancini ti chiese: chiedilo a... Sì, 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 ma anche Tedesco lasciò il Foggia in brutto modo, non per i foggiani il Foggia, ma per la stessa persona che nominò Mancini. Siamo in chiusura, abbiamo fatto davvero tanto, però un'ultima battuta a Renato gliela devo far fare per il grande lavoro che sta svolgendo per il comitato organizzatore dei prossimi europei cadetti e giovani in programma nel 2019, marzo, a Foggia. Allora, passi avanti, diciamo che stiamo entrando nella fase operativa. Io devo essere sincero, lo voglio dire, perché oggi sto vivendo un po' meglio gli ultimi giorni. Scorsi sono stati per me un po' pesanti, perché non c'è dubbio, noi meglio che si sappia, ho fatto un grandissimo lavoro. Io, il comitato organizzatore e il sindaco di Foggia, Franco Landella. Siamo andati insieme a Sochi, abbiamo preso la bandiera, abbiamo, come dire, vissuto questo momento in una maniera veramente concreta. Come sapete, l'ultima settimana c'è stato un po' di problemi, e io l'ho vissuto molto male, perché immaginatevi la situazione come si sarebbe venuta a creare. Per fortuna oggi mi dicono, e sto sentendo, che sta evolvendo nella maniera migliore. Ti sei trovato un po' solo in questi ultimi giorni? Sì, diciamo è stato così. Un po'
Pertanto io che guardo l'aspetto Superferi dall'altra parte. No, devo dirti sinceramente, cioè, voglio dire, cioè, tu fai la gara è stata affidata al Circolo Scrimistico Downing e alla Città di Foggia. Se la Città di Foggia in questo momento non c'era, la volevo, era in ferie. È quella. A me quello che interessa è che la città in una competizione, questo voglio dire, in una competizione così importante, quali sono i campionati europei di scherma, non deve essere solamente il Circolo Scrimistico Guadano, il Down, il comitato organizzatore, il presidente del comitato organizzatore, ma deve essere il sindaco che rappresenta la città e deve essere soprattutto l'intera città che partecipa a questo evento. È un evento importantissimo, per cui in questi prossimi due mesi ci saranno tante di quelle attività specifiche proprio rivolte all'organizzazione. Riceveremo qui la Commissione Internazionale della Confederazione Europea che verrà a visitare la location, il quartiere fieristico, i progetti per l'allestimento del quartiere, la logistica, gli alberghi, verrà a dare, come dire, l'ok definitivo, e noi dovremo essere pronti in questi due mesi, per cui di lavoro ce n'ho, ne abbiamo abbastanza, però devo dire si sta mettendo nel giusto viatico, cioè sia l'intera città e l'intera, diciamo, nella sua completezza è tutta unita rivolta a questo obiettivo, e io mi sento un po' più tranquillo da questo punto di vista. Io faccio il dirigente sportivo e devo vedere questo aspetto da questo punto di vista. Non entro nella politica, non ci voglio entrare nella politica, perché non è qui il momento di farlo, non voglio parlare di altre cose, voglio dire semplicemente che se c'è questo evento che è importantissimo e se ne accorgerà la città di Foggia a marzo 2019, che cosa ci sarà in questa città, che quanta gente e che grande festa ci sarà. Deve essere tutta la città unita e non si può, nessuno deve rimanere, come dire, distaccato da questo. Ma dico tutto, ma il ristoratore, l'albergatore, le scuole, gli studenti, i giornalisti, tutti nel proprio ruolo dobbiamo dare un contributo, perché noi a Foggia possiamo competere con le grandi organizzazioni dell'estero e anche con quelle del nord d'Italia, possiamo competere solo se riusciamo a dimostrare, a farvi capire quanto siamo capaci ad accogliere le persone, quanto calore, quanta voglia, quanta capacità abbiamo in questa capacità proprio. Scusatemi il bisticcio di parole. Noi non abbiamo un palazzetto dello sport, ce lo dobbiamo costruire, dobbiamo allestire il campo fiera. Lo faremo bene, il quartiere fieristico diventerà un palazzetto dello sport, ci saranno le tribune, ci saranno. Sarà permanente? No, purtroppo non sarà permanente, però può essere una grande idea per poter utilizzare in seguito per altre manifestazioni un quartiere fieristico che, diciamo, che in questi ultimi anni non è che abbia brillato molto, e ne ho parlato può con tornare il a brillare. E secondo me può tornare a brillare, e lo sport come sempre dà anche dei suggerimenti, dà anche delle opportunità che poi se colte bene e soprattutto valorizzate possono dare dei risultati incredibili. Grazie di questa possibilità che mi hai dato. Grazie a te per esserci sempre vicino, perché insomma avere te al nostro tavolo aumenta il grado di competenza di chi è qui e il piacere di chi ci ascolta. Siamo in chiusura, saluto Moreno Grilli che ci dice: io credo che prima del derby la partita più importante sia quella di martedì a Terni, e lui ci sarà. Poi si penserà al derby, il risultato di martedì intanto influenzerà sicuramente sul morale della squadra, sempre in vista del derby. Siamo in chiusura, noi ci vediamo mercoledì dopo la partita di Terni, sempre qui nella location B dal nostro amico Marco, ma c'è Antonio oggi che qui non so se si vede, se ti sporgi più non si vuole far vedere, però sta... Pericoloso sporgersi come dal treno. Ma vedi la differenza sui treni, no? In italiano... La differenza sui treni in italiano è pericoloso sporgersi, cioè io ti ho avvisato, poi sono fatti tu. Il tedesco dice verboten, cioè non le fa. Non le fa tutte attaccate. Onore a Krag, sempre. Va bene, ok, salutiamo tutti, alla prossima.